Ecco, abbiamo visto nei video precedenti come caricare le texture. Ora vediamo come caricare invece un oggetto che abbia non solo le texture diffuse, ma anche la texture normale, la normal map e la specular map. Allora, per questo nel corso dell'anno scorso avevo già insegnato come fare per ottenerle. Ma vediamo, ci sono moltissimi modi, uno di questi è, ho scoperto che c'è questo Awesome Bump 4.0 del 2015 che permette di sostanzialmente di generare delle normal map e delle specular map partendo da qualunque immagine. L'unica condizione è fornire, quindi qui andiamo nella versione qui, questo vuol dire diffuse. Questa è la normal e questa è la specular. Le altre, questo ne fa tantissime altre, ma non ci interessano. Quindi noi sostanzialmente andiamo a prendere nel nostro direttorio la texture che vogliamo renderizzare, questa che vogliamo ottenere nel formato specular e normal, e ce la trasciniamo qua avendo selezionato prima la diffusa. Mettendolo questo, vedete che lui ce la riconosce, ma dobbiamo disabilitare sostanzialmente 1, 2, 3, 4 e tenere soltanto questa. E vedete che ancora, purtroppo questo qui non è proprio il banalissimo da usare, ma per riuscire a usarlo dobbiamo andare nella normale, ah no, qui nella diffusa. Digli di fare il preview e poi fare convert to NH, e facendo in questo modo lui calcola automaticamente tutte le cose che ci interessano. Quindi vedete che selezionando così, allora qui dobbiamo fare disable preview, allora così ci fa vedere la, ah no, così vediamo praticamente le tre, no? Ma se andiamo qui controlliamo la nostra texture originale, questa è la normale che ci ha generato, e poi abbiamo la specular. Ora la specular vedete che è un pochino troppo bianca, quindi riflette tanto, ma ai nostri fini in realtà non è una cosa fondamentale. Quindi prendiamola giusto, vedrete che si vedrà sostanzialmente che riflette molto troppo rispetto al legno vero, no? Però diciamo ci accontentiamo di quello che c'è. Allora, per prendere queste texture, allora, quella diffusa ce l'abbiamo già, andiamo nella normal map e qui clicchiamo qua e facciamo questo, viene salvata l'immagine e qui abbiamo wood, board, eccetera, quindi il nome che aveva all'inizio, però con la N. Quindi salviamo. Poi andiamo ancora sul specular, che è questa, e facciamo il salvataggio anche qui della underscore S. Ok, quindi qui abbiamo sostanzialmente quello che abbiamo è una sequenza di 6 immagini. Quindi se noi andiamo a vederlo qua dentro, che è questo, vedete che abbiamo dettagli. Abbiamo dei wood board, abbiamo 1, 2, 3, che mettiamo in ordine alfabetico, quindi abbiamo sostanzialmente la PNG, 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 normal e specular. Quindi a questo punto per andare avanti occorre, quindi abbiamo 6 immagini da gestire. Allora, per gestire, cominciamo da quella esterna. Per gestire quella esterna dobbiamo andare nel nostro materiale, primo materiale, e dobbiamo aggiungerci nella texture. Andiamo su, abbiamo questa qui che sarà il legno diffuse ed è già a posto, e dobbiamo aggiungerci una seconda texture che sarà legno normale, poi una terza texture che sarà legno specular. E dobbiamo mettercele dentro. Allora, da legno normale
le importiamo dentro, quindi facciamo immagine, apri immagine, quindi abbiamo legno diffuse N, una, vediamo se ce le importa tutte insieme, sì, quindi abbiamo normale specular e poi la woodblock ce l'abbiamo già, control, la normale e specular. Ctrl 1, Ctrl 2, no, non ce la facciamo in questo modo qua, se no guarda, possiamo trascinarle forse in quest'altro modo, quindi normale specular, normale specular, ok, poi vediamo se ce le fa trascinare così. Sembra, no, ne trascinate una per volta, vabbè, facciamola, trasciniamola tutte insieme, fine. Quindi abbiamo la quindi questa, aspettate, capiamoci un secondo, quindi la normale, quella l'abbiamo messo, la specular ce la prendiamo, poi prendiamo la normale questa e poi questa, ok, dovremmo credo avercele tutte e sei, andiamo, sì, sono 3 più 3, ok, allora andiamo a mettere prima quella esterna, dicevamo, quindi la normale qua la mettiamo sempre con la UV map giusta, ma l'immagine della normale esterna sarà questa, ok, poi ci mettiamo la speculare sarà sempre selezionandolo da qui, immagine, immagine, specula, questa, e poi facciamo lo stesso mestiere, quindi adesso abbiamo soltanto messo le immagini, ma andiamo sul secondo materiale, legno interno, e sul legno interno andiamo a mettere le altre tre immagini, quindi qua abbiamo legno scuro, qui abbiamo nuova, abbiamo legno scuro N normale e poi qui abbiamo legno scuro S speculare. Andiamo a metterci l'immagine normale, sempre con lo stesso sistema, che sarebbe questa. Ci accertiamo mappa UV. Ok, poi legno scuro speculare. Mettiamo questa. Ok, e gli mettiamo la mappa UV. Ok. Allora adesso in realtà quello che manca è di fargli fare proprio la normale, quindi cominciamo dal legno esterno, vedete che adesso si è preso in realtà speculare, ma è sbagliato, quindi andiamo nelle sue texture, quindi la diffuse va bene, l'influenza e la diffuse è sostanzialmente il colore, e va bene. Poi prendiamo la specular, e la specular dobbiamo togliere il colore, e poi dirgli che influenza le normali, qui magari possiamo vederle renderizzato, così vedete che si vede che sta influenzando, però sta influenzando in una maniera strana. Qui per risolvere questo problema occorre andare sulla, non mi ricordo più dov'è, no, campionatura dell'immagine, mappa normali, tangente, ecco così, vedete che prende le normali ma non fa quello proprio. Poi se volete aumentare o meno l'effetto potete agire sugli altri, però direi che il default per il momento va bene. Finiamo le texture esterne, quindi andiamo sulla speculare. Speculare dobbiamo ricordarci di togliere la diffuse, vedete, e di dirgli, ecco, premere sull'intensità speculare,
e così viene aggiunta sostanzialmente la riflessione speculare. Qui adesso si vede poco, ma credeteci, c'è. L'altro mestiere lo facciamo sul secondo legno e facciamo la stessa cosa, quindi la normal map non è qui ma è qui, ok, e però dobbiamo mettere mappa normali, ok, e poi andiamo ancora a prendere questa, gli togliamo qua e gli mettiamo qua. Ok, in questo modo sostanzialmente sono state aggiunte le mappe normali e le speculari al nostro oggetto. Questo è un lavoro un pochino certosino, però la resa che si ottiene alla fine è abbastanza interessante. Ok, una volta che abbiamo il nostro oggetto, tanto se vediamo così non si vedono le specular e le normal, andiamo poi a fare a questo punto di nuovo l'export, quindi facciamo export FBX, sempre lì, sempre le stesse cose, sempre copia, sempre questo, te lo mette lui, quindi cubo HF4, e qui abbiamo normali e speculare, buco con due texture, ce l'aveva, normali e speculari. Allora, se andiamo a vedere a questo punto quanto grande è, vediamo un po' normali e speculari e vediamo un po' le dimensioni, vedete che siamo diventati 6 mega, quindi stiamo andando avanti, infatti sono 6 immagini ognuna da circa 1 mega, quindi sono 6 mega da soli, quindi siamo quasi 7 mega. Ecco perché più immagini mettiamo, più abbiamo realismo, però se non facciamo attenzione a magari scegliere delle immagini un po' più piccole, si può fare un po' di ottimizzazione e si va su. Andiamo su High Fidelity, andiamo a fare Choose File, vediamo se ce la fa fare. Ok, normali speculari, 6677, Open, Edu 3D, In Progress, Upload. Ok, allora adesso andiamo finalmente a Cube HF4, facciamo Add to World, ok, gli mettiamo di nuovo Exact All Polygons, facciamo Add, e qui abbiamo la nostra mesh, che vedete che adesso, non so se ci fate caso, se ci vogliamo sopra, c'ha un effetto riflessivo. Magari la possiamo ingrandire, sempre con un po' di attenzione, però vedete che già non è proprio uguale all'altra che abbiamo fatto. Quindi andiamo in Create, andiamo in Lista, selezioniamo questa proprietà, facciamo la scala 200, rescale, ok, portiamo un attimo in alto, ok. Ora, quello che succede è che se noi ci entriamo, ci possiamo entrare e vedete che c'è un effetto, in funzione della luce che c'è, c'è un effetto di riflesso che probabilmente è perfino eccessivo. Ora, per vedere anche un pochino bene, vedete che c'è, riflette troppo, però riflette, questa qui è la cosa che ci interessa. Quindi sostanzialmente abbiamo portato in High Fidelity un qualche cosa che c'ha, che riflette e che c'ha delle rugosità. Adesso questo, non guardate che adesso la rugosità è eccessiva e la normal map è eccessiva, quindi non è proprio quello che vorremmo, ma è almeno l'inizio per capire. Quindi vediamo in prima persona, vedete che comunque la resa, se qui ci fosse una luce, rifletterebbe e si vedrebbero le pieghe, così come ho fatto vedere
in uno dei cubi che ho portato prima, che magari andiamo a vedere in alto di nuovo. Quindi voliamo, quindi qui c'è questo soggetto, ecco, i cubi erano questi. Qui avevo fatto una normal map un pochino migliore e soprattutto ci avevo messo dentro anche delle luci interne che fanno vedere bene quello che vi dicevo, quindi si capisce che è in rilievo e tridimensionale. Ma ancora di più è questo esperimento che ho fatto l'anno scorso, dove ho sostanzialmente replicato il procedimento su dei geroglifici con dei risultati molto molto interessanti. Allora, questo è tutto per quest'ultimo video. Ci sentiamo la prossima volta.